Amici sportivi, buon pomeriggio, bentornati e benvenuti sulla piattaforma di Eleven Sports, benvenuti al polisportivo San Biagio Pietro Barbetti. Si torna a giocare di domenica tra Gubbio e Virtus Verona, gara valida per la 11ª giornata del campionato di Serie C nel girone B. Sul settore destra per Formiconi la sovrapposizione di Occada, ma c'è Pasquato pronto per la conclusione di sinistro, la conclusione centrale, il tap-in è di Gomez, la palla che sfiora il palo alla sinistra. Costruire sul settore di sinistra, Danti allargato il gioco sul settore di destra, poi è Pittarello dal limite dell'area di rigore, cerca di girarsi, la conclusione, la rete della Virtus con Danti, questo pallone che se l'è ritrovato tra i piedi e la rete quando siamo arrivati al 14° minuto di gioco. La rete messa a segno da Danti, dato da Danti il pallone sul settore di destra con la schiena Migliorelli e poi ancora la Virtus a recuperare il pallone al limite dell'area di rigore, ancora a distribuirlo Danti, il cross sul primo palo, può uscire, bloccare anticipando l'incursione di Pittarello che da buona posizione avrebbe fatto sicuramente male alla difesa del Gubbio. La manovra del La Virtus decentrata, Cinaglia questa volta recupera e ancora viene sfilato il pallone a Cinaglia, attenzione a questa conclusione, alza sopra la traversa da parte di Daniela, poi il portiere Cucchietti, ora è il Gubbio con Pasquato che si riporta in avanti, la palla all'interno di con Gomez, la respinta, ancora palla buona per Gerardi, la rete da parte di Gerardi al 42° minuto di gioco dopo il dribbling, la serpentina del giocatore del Gubbio Juanito Gomez, dal 43° minuto di gioco il pareggio per la formazione del di recupero con la Virtus in avanti dal limite dell'area di rigore, ancora Malaccari che cerca di intervenire, il pallone per Pittarello, la conclusione sfiora il palo alla destra. Ora il Gubbio, attenzione con Gerardi all'interno dell'area di rigore, il diagonale, ci arriva Giacomel deviando la traiettoria, ancora palla buona per Gomez per il Gubbio, in fase di attacco con Occada, la palla è per Cinaglia, ci arriva, riesce a crossare il pallone ma ci riesce ad allungarsi e ad agganciarlo a terra Giacomel. Covid e poi si rigioca anche a porte chiuse, fatta la parentesi per due partite. Pasquato va via sulla tre quarti, c'è decentrato, ma la conclusione di poco fuori da parte di Pasquato. Quando Silvestro messa a terra la palla all'interno dell'area di rigore, De Silvestro il pallone all'interno dell'area di rigore, ha qualche difficoltà a girarsi, Signorini ancora Pasquato, si allunga troppo il pallone, la palla ancora all'interno dell'area di rigore sul la riga, la respinta di Vicentin, ma ancora il portiere per Zecchinato, il pallone ora rimesso all'interno dell'area di rigore, la conclusione, attenzione al fuorigioco e la conclusione però viene annullata perché già c'era stata la segnalazione e Pellegrini cerca di riportarsi in avanti ma arriva il triplice fischio di chiusura e quindi il finale dal polisportivo San Biagio del risultato dell'11ª giornata del campionato di Serie G nel girone B è di 1-1 tra Gubbio e Virtus per le reti, tutto nel primo tempo al 14° minuto di Danti e al 43° di Gerardi ed è tutto dal polisportivo San Biagio Pietro Barbetti, da Ubaldo Gini a tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguirci. Buona serata.